cos'è il toro mondonico? Il toro è un'idea. Un'idea fuori dalle norme, fuori dalle regole, fuori dal gruppo, fuori dal gregge. E come tale nessuno mai la potrà far morire. È importante che, essendo un'idea, venga da tutti affrontata come tale e perciò non venga coinvolta oppure non venga confusa con tutto il resto. Perché se il toro finisse di essere un'idea, diventerebbe una cosa normale e perciò non sarebbe più così, non dico amata, rispettata da tutti quanti. Eravamo una squadra soprattutto difficile da vincere per il rivale, questo è importante, e poi avevamo, penso, la qualità sufficiente per fare gol. In quel toro eravamo un vero gruppo, una grossa squadra, un grosso allenatore anche, perché lui ha dato tanto anche a noi e noi abbiamo dato tantissimo a lui. Sì, un Torino che viene da questa promozione, dalla B alla A, in mezzo a tanti punti interrogativi. Certo. Così, l'esonero di Fascetti, certo, che ha troppi perché che non sono stati spiegati, ma che però è stato un esonero. E perciò questa squadra che sicuramente con questo presidente alla testa vuole diventare qualcuno, e da subito diventiamo qualcuno. E incominciamo veramente una fase incredibile che anno dopo anno portava questa squadra sempre più in alto, a competere con i giusti avversari, ma soprattutto a competere in parità con i giusti avversari. Poi però anche lì tutto quanto, come succede troppo spesso al toro, si infrange e torna indietro. E non ho ancora capito, siccome succede sempre, se fa parte del caso o se è un disegno ben studiato dai piani alti, no? Non ho mai capito questo, e non ti dirò che adesso mi sono anche stancato di pensare se queste cadute e ricadute e soprattutto questo proibire le risalite da parte di questa squadra faccia parte così di quel destino, o se invece dietro non ci sia, non dico un piano prestabilito, però qualcuno cui dia fastidio che il toro torni ad essere, non dico competitivo, ma torno ad essere considerato una squadra pari di qualcun'altra. Certo. Con mister Mondonico ho fatto il meglio di quel poco che ho fatto in carriera. Sono cresciuto e mi sono consacrato come calciatore di alto livello proprio con lui, e avevamo un rapporto, come si suol dire, di odio e amore. Spesso litigavamo, però poi alla fine eravamo più amici di prima. È un rompipalle. No, ma lo dico veramente, è esigente, è un bravo tecnico. Questo è una cosa che tutti i giocatori avevano sentito abbastanza velocemente. Però eravamo una squadra con giocatori che potevano fare la differenza. Avevamo un portiere straordinario, poi difesa Fusi, Musi, Cravero anche, certo, Bruno, non so, avevamo una squadra molto, io penso, molto equilibrata, sai? E poi un allenatore che secondo me era molto abile. Mi tolgo una curiosità, la prima volta che hai visto arrivare al campo di allenamenti in quel 90-91 un certo Martin Vázquez, cos'è, pensava uno scherzo lei? Insomma, l'uomo del Real Madrid, il grande. Qual è stata l'impressione? Ti dirò che il Natale dell'anno prima, perciò ti parlo di Natale dell'anno prima. Gattacicova. Ricevetti una telefonata nel quale mi si dice: il presidente vuole farti un regalo. Eh beh. Il Natale dell'anno prima, caspita. Perciò non è, sì, non sì, è giugno-luglio, perciò certo, immagini questo contatto del toro, quando c'era stato, e perciò vi lascio immaginare anche perché ci sia stato questo contatto. Io pensavo, come fanno tutti i presidenti, a Natale
regalano qualcosa ai propri giocatori, ai propri dipendenti. Vuoi vedere che questo presidente, magari in vista che l'anno prossimo io possa essere il loro allenatore, mi vuol dare il regalo che dà ai suoi dipendenti attuali. Invece prese Martin Vasquez. Cioè, diciamo che io a Natale ho ricevuto in premio Martin Vasquez come giocatore del Toro dell'anno dopo. Ed è chiaro che in quel momento così incominciò per me anche un rapporto con questo Real Madrid, no? Perché vedere questo ragazzo in campo e pensare che dopo sarebbe venuto da noi, mamma mia, era così, si viveva bene. Sognare d'occhi aperti. Quando poi sono andato a vedere Belgio-Spagna ai mondiali a Verona e ho visto Martin Vasquez contro Schifo, diciamo che allora non c'era il gongolo, però sicuramente in tribuna era un bel vedere. Ecco perché penso che questo presidente aveva proprio voglia di portare quella squadra ai massimi livelli. E secondo me, se non fosse successo quello che è capitato, sicuramente il Toro di Borsano sarebbe arrivato ai massimi livelli. Cosa aveva di magico questo Torino? A parte, certo, questi nomi roboanti. Forse questa voglia di Mondonico, no, di fare la differenza. Questa voglia di alzare la testa. E non alzare la testa solo nel derby, che diventava prerogativa degli altri. Perché mi ricordo benissimo quando ho detto una frase dicendo che per la Juve il derby era importante per la Juve più che per noi. E tutti la Juve nel derby giocava da Toro. E lì tutti l'hanno preso come un complimento. Invece era la chiara dichiarazione che noi pensavamo al campionato e a loro restava solo da vincere il derby per salvare la stagione. L'hanno capita, non so se in tanti, in molti, o se a molti ha fatto comodo cercare di non capirla. Anche lì sono quelle cose che dopo alla fine uno si dimentica anche di pensare. Sì, quello era un Toro che non solo alzava la testa, alzava tutto quanto e vedeva già da lì molti dall'alto in basso. Ho fatto un gol di punizione. E niente, è stato bellissimo perché era la prima squadra forte un po' che trovavamo e è stata bella, molto bella. La squadra aveva un prerogativa incredibile, che soffriva la partita alla vigilia. Diciamo che noi il Real Madrid l'abbiamo sofferto alla vigilia, sai, il Bernabeu, lo stadio, dentro da soli. Mamma mia, chissà domani sera. Poi quando arrivava la partita erano cavoli amari per tutti. Certo. Cioè, mi ricordo quella sera della partita, le botte dei nostri tifosi, sì, chiusi in una gabbia in alto. E in mezzo a questi tifosi c'era anche mia figlia. Sì. E mi ricordo nel corridoio dello spogliatoio che arrivò questo presidente del Real Madrid, in mezzo alle guardie del corpo, io l'ho affrontato e ho detto stai attento, ho detto che se tolgo un cappello a mia figlia, certo, quando viene a Torino sono cavoli tuoi perché io vengo a prenderti. Qui non posso, ma a Torino vengo a prenderti. E lui mi disse, lei mi minaccia, tutte quelle robe, io non minaccio nessuno, però spera che non tocchino mia figlia, sennò a Torino sono cavoli tuoi. E infatti a Torino non venne nessuno, pensa che Real Madrid non entrò neanche in campo a Torino. No, assolutamente. E questa è un'altra grande forza di questo Toro. Penso che poche squadre o poche tifoserie possono fare in modo che gli altri, anche se entrano in campo, non ci sono. Diciamo che quella sera il Toro, la tifoseria del Toro fece anche quello, impedì al Real Madrid di scendere in campo e perciò il 2-0 fu un risultato, penso, normale, come dai quando una squadra non si presenta. Certo, si dice spesso, no, il famoso dodicesimo uomo in campo, no? Poi la maratona, tra l'altro, ormai sai, il simbolo, ma non è il dodicesimo. È l'aria che respiri, sì, tutto e quando guardi negli occhi la gente, quando arrivi negli spogliatoi e vedi che dall'altra parte sono cavoli amare, allora è chiaro che lì ti condizioni, che lì dici noi non potremo mai essere come questi, noi non potremo mai avere negli occhi questa forza, questa,
questa giusta cattiveria agonistica o questa voglia di vittoria, e perciò abbiamo già perso. Penso che il Real Madrid perse quella gara perché prima della partita ci guardò negli occhi, e per loro è come il pugile quando vai su un ring, no? Vedi chi ti guarda e vince, e chi invece guarda e ha già perso in partita. Sì, sì, l'occhio della tigre, no? Direbbe qualcuno. Ma in questo caso me, l'occhio del toro, secondo forse. Secondo me gli occhi che il toro ha sempre avuto e deve sempre avere, perché quando si parla di tremendismo Granata penso sia soprattutto quello, perché dopo in campo tutte le squadre si comportano alla stessa maniera, non c'è nessuna squadra che non ce la mette tutta, che non esce con la maglia sudata, che sputa sangue, che dà l'anima. Penso che tutte le squadre ormai hanno questo dentro, poche invece hanno gli occhi che sicuramente sono sguardi particolari, ed è importante secondo me prendere i giocatori che hanno questa prerogativa, certo, di guardarti in maniera vincente, non in maniera sottomessa. Certo che peccato uscire dopo pochi minuti in una partita del genere. No, è un peccato. È un grosso rammarico per lei? Sì, perché direi che ho sempre giocato tutte le partite. E che livelli poi? Penso. Sì, sì. E poi in quella partita, cioè adesso perché parlo di me stesso, tutti i giocatori uscire di questa partita dopo pochi minuti, voglio dire, c'è una delusione, quindi mi è rimasta questa, era una finale di Coppa, quindi, però direi che il tecnico, se fa delle scelte, c'è sempre un significato, e sicuramente c'era modo di farlo, però è sempre una cosa dura a digerire. La sedia che alzò ad Amsterdam più o meno era così, mister? Sì, più o meno, una sedia così, proprio una sedia malandata. Perché credo lo stesso colore, tra l'altro. Sì, perché le panchine erano delle sedie così, messe lì, quasi per caso. Sì, questo Cravero che cade in aria, come davanti al portiere cade, è rigore. Cioè, come fa uno a cadere davanti al portiere? Perché è rigore, allora... Questo alzare la sedia per dire all'arbitro: amico, occhio che qui, vabbè che siamo in trasferta e questi sono qui in tanti, tutti imbirrati, però guarda che noi non siamo mica qui a farci prendere per il naso. Poi mi sono girato, io ho visto dietro dei ragazzi così tifosi olandesi sulle carrozzelle. È stata una fortuna, perché guardando il viso di questa gente, di questi ragazzi, mi sono accorto che stavo facendo una cavolata, ho messo giù la sedia, ho chiesto scusa, soprattutto a questi ragazzi che magari avevano molto più diritto di me ad alzare le sedie. È storia quella, tutte le immagini che si vedono in giro di quella partita, quella sedia è proprio storia, spettacolo. Che coppa è stata, Mondonico, indipendentemente dal risultato finale, dalla serata di Amsterdam? Per lei immagino forse la sua prima grande coppa europea da allenatore, no? No, ma che coppa è stata per i tifosi, per la gente. Per tutto l'ambiente. Il fatto del Toro, il fatto dei 70.000 col Real Madrid, il fatto così che il Toro ritrovava la sua squadra. Diciamo che i miti, che sicuramente ci guardavano dall'alto. Eh sì, un occhio l'hanno dato. Diciamo che c'erano molto molto più vicini, non erano così lontani, e penso che soprattutto loro erano contenti di vedere quel Toro fare ancora parlare di sé in fatto estremamente positivo. Chiaro che noi non ci siamo mai paragonati ai miti, perché anche lì, come Meroni, come Maradona, sono cose inarrivabili, una cosa che succedono una volta ogni tanto e spesso e volentieri per caso. Però il fatto così, anche noi, di essere sulla collina e di guardarli un po' più da vicino invece che magari dalla bassa pianura, era un modo per sentirsi estremamente soddisfatti di indossare quella maglia e di indossarla con molto molto onore. E perciò niente, anche quella finale, quei tre pali, cioè, era giusto così perché sarebbe stato non bello arrivare subito al dunque. Io penso che le cose che devono durare nel tempo bisogna
raccoglierle poco alla volta. E noi quell'anno stavamo raccogliendo il giusto e anche quella finale persa, forse era giusto così. Però l'importante è che gli anni a seguire più nessuno ci avrebbe portato via niente, perché si stava costruendo veramente qualcosa di incredibile. È una sensazione così difficile anche di spiegare, no? Perché penso meritavamo questa Coppa, perché siamo stati meglio degli olandesi, però anche loro avevano una squadra buonissima, molto forte, però penso noi siamo stati sfortunati, no? Non so se il 13, per alcuni porta fortuna, per altri no, però il 13 maggio del 92, non so se tu se te lo ricordi, hai giocato una partita importante in una capitale europea del nord e all'ultimo minuto hai fatto quello che hai fatto. Quello che ho fatto. Il pallone forse non ha fatto quello che doveva fare. Che doveva fare, sì. Traversa. Quante volte l'hai sognata quell'azione? Eh beh, tanto, poi sai... È un incubo. Il classico tifoso del Toro di tutta Italia, quando mi vede mi ricorda sempre quell'episodio, no? Veramente è stata una delle poche volte che ho calciato troppo bene il pallone, perché quelle circostanze tante volte quando calci così e così fa quei tre balzi strani e entra dentro, oppure invece lì proprio calciandola bene dal basso verso l'alto traversa piena, e purtroppo siamo stati sfortunati, perché sennò, come ti dicevo prima, cambiava tutto. Tante cose, ecco. È stato per te comunque un incubo quella sera, quell'attimo dell'ultimo minuto. Eh sì. Perché può cambiare... A parte che abbiamo pianto in tanti, ma io anche dopo la partita, di solito poi si piange. Al finale di solito ti casca l'adrenalina tutta addosso, crolli. Scarichi tutto dopo il 90esimo. E io invece, si è visto anche nell'immagine, no? Dopo quella traversa, insomma... Eri lì, eh? Mm-hmm. Mi viaggio di ritorno, immagino che sull'aereo qualche lacrimuccia sia uscita, no? Non so se dal mister oppure da qualche ragazzo più debole. No, ti dirò più... che arrivare secondo... E lì tramortirebbe, non so, no, è la qualsiasi cosa, toro. No, è la cosa più brutta che può succedere, perché non conti più niente. Lì conta solo chi vince. È meglio essere eliminati al primo turno che arrivare in finale, perché quando arrivi al secondo sei come quello che è stato eliminato al primo turno. Ma per fortuna eravamo il Toro. La domenica dopo siamo venuti a Bergamo a vincere 3-0 e questo permise di arrivare terzi in campionato. Anche questo, sì, la finale, ma anche terzi in campionato. Eravamo la terza forza del campionato ed era il primo anno che facevamo la Serie A. Immagini dove potrebbe o sarebbe potuto arrivare quel Toro. Ecco perché ti dico, eravamo sulla strada buona. Beh, strada buona, credo i risultati siano arrivati soprattutto l'anno successivo, credo una Coppa Italia a Roma con un risultato tra l'altro molto roboante, no? E anche molti rigori. Arbitro sì. Guizzato, gli ricordo anche l'arbitro. Tra sì, la sì, va bene, così quel 3-0 in casa e poi a Roma questa festa preparata da loro, questo andare in campo, questo grande Sinenzi, grandissimo, sì. Grandissimo veramente, con tutta la squadra. Diciamo che però il Toro cominciava già a perdere i pezzi, diciamo che si vedeva che la favola stava per finire, e questo penso fu l'ultimo sussulto che quei ragazzi riuscirono a dare ai loro tifosi, quella conquista incredibile, ma soprattutto quella gara incredibile con la Juve, quel buttar fuori la Juve semifinale. Dalla semifinale di Coppa Italia, e una Juve creda che... aveva molta molta voglia invece di buttare fuori noi quei gol, i gol di Aguilera, il 2-2, certo. Penso da Aguilera. Diciamo che sì, il Toro stava ancora una volta svanendo, però quei ragazzi avevano dentro quello che ti ho detto prima, e perciò non si davano mai per vinti e riuscirono, nonostante le grandissime difficoltà, a dare questa ennesima dimostrazione di forza, di compattezza e di soddisfazione. Il mister Mondonico è rimasto molto deluso quando ha saputo del presidente Borsano che Martin Vasquez e Lentini dovevano essere ceduti. No. Era già nell'aria. No, perché Borsano ha sempre parlato chiaro con me. Chiarezza dunque tra i due. È sempre stato chiarissimo, e io l'unica cosa che gli dicevo è di essere chiaro con la gente. Io penso, noi non dobbiamo ingannare la nostra gente, se ce la facciamo bene. Se ci sono altri problemi, diciamolo.
perché non possiamo ingannare nessuno. Io nella mia vita, nella mia carriera, non ho mai ingannato nessuno da allenatore. Ho sempre detto quelli che erano i nostri obiettivi. È chiaro che ci sono dei perché, e se, però certi perché non si possono dire, ma importante era non ingannare la gente. E non penso che Borsano abbia ingannato la gente, perché anche in quel caso ha fatto di tutto con quel tanto poco che aveva per tenere il Toro a un certo livello. Un po' di mesi dopo, credo, arrivò dalla Calabria un piccoletto che incominciò a far innamorare i tifosi della Maratona, un certo Benny Carbone. Benny venne da noi a curarsi, perché non so dove era, aveva questo stiramento, e perciò, siccome era del Toro, venne da noi a curarsi. Siccome era lì a curarsi, faceva anche allenamento con noi, 1, 2, 3, 4 allenamenti, e poi prese sempre più confidenza, finché un giorno gli vidi fare delle cose incredibili. No, diciamo, chi è questo? E fa un nostro giocatore che è benissimo, questo deve tornare a casa, questo deve essere un nostro giocatore, perché questo è un buon giocatore. Benny è un altro di quelli che era da Toro, perché sai, in questo momento c'è questa grande differenza, essere del Toro o essere da Toro. Essere del Toro basta mettere la maglia granata, basta avere una sciarpa granata, basta gridare Forza Toro, allora sei del Toro. Essere da Toro è molto più difficile, e credetemi, ce ne sono pochissimi da Toro, a tutti i livelli. E perciò è importante che quando in squadra, più che giocatori del Toro, hai giocatori da Toro, questi sicuramente ti fanno ottenere, al di là dei risultati, delle grandi soddisfazioni. Sicuramente Benny, al di là del, secondo me, del rapporto con Maradona, che sì, assolutamente è un modo di dire, era uno, certo, da Toro. Così come era uno da Toro Lentini, così come era uno da Toro Casagrande, così come era uno da Toro Marchegiani, così come erano tanti altri da Toro. Era molto bravo in quello, che ti lasciava sfogare il tuo estro, insomma riusciva sempre a tirare fuori il meglio di ogni calciatore, con me c'è sempre riuscito. Mister, buonissimo rapporto con Lentini, credo che sia stato uno dei giocatori, non dico rapporto tra padre e figlio, ma quasi. Cugini forse, o zio, dai, nipote e zio. Cugini molto vicini. No, nipote e zio, dai, se no si offende, che lui sente si offende. No, diciamo nipote e zio, cioè Gigi era uno di quei ragazzi che aveva bisogno di sentire... Sì, il calore della gente. Sentire attorno. Certo. Diciamo che... In Gigi mi sono specchiato tantissime volte. Gigi giocava per divertirsi, e in più avevo questo fisico incredibile che gli permetteva di divertirsi e di mettere in difficoltà gli avversari. Diciamo che guardando Lentini vedevo quel giocatore che potevo essere, non sono mai diventato, e perciò c'era invidia. Beh, certo, c'è anche quello. C'era invidia. Dicevo, sto somaro. Perché lui però, sì e io no. No, cioè, però quell'invidia positiva, sì, sì. Che dicevo, cioè, sai, quando ti rivedi in uno, certo. Cioè, poi dici mi invidia, però è chiaro che era un'invidia molto molto benevola, e perciò sono stato felicissimo proprio di averlo quell'anno. Sono stato dispiaciutissimo di perderlo, però anche lì non si poteva fare altrimenti, perché ricordatevi che quando uno sta annegando si attacca anche a suo padre, si attacca a tutto, e perciò non puoi chiedere a uno che sta annegando il fair play, la buona condotta, certo, tutto il buon senso, certo. Uno che sta annegando, devi solo cercare di capire che sta annegando, perciò sta cercando in tutte le maniere di tenersi a galla. Perciò la partenza di Lentini sicuramente fu la partenza di un giocatore che avrebbe privato ulteriormente quel Toro di determinate situazioni, però allo stesso tempo c'era questa soddisfazione di vederlo arrivare in club, che sicuramente erano a livello dove poteva essere il Toro, e perciò era un Toro magari vestito sì, diversamente, certo, e con più fortuna alla presidenza. Certamente.
Francescoli. Francescoli era un altro grande, era un altro giocatore da Toro, che è arrivato da noi magari in età un po', un po' avanzata, quando tutti pensavano fosse, fosse in declino, ma che il Toro ha portato e ha fatto giocare su livelli, penso, ottimi, buonissimi. Ottimo. L'ultimo ritorno al Torino, come mai c'è stato questo ritorno? Forse è proprio vero che il primo amore non si scorda ritorno, mai. Ritorno perché la curva insistette, insistette, mi ricordalo sempre, uno striscione a 4-5 giornate dalla fine, né un inglese né un friulano, ma noi vogliamo Emiliano. Ed è chiaro che c'era questo rapporto con la curva che è sempre stato molto molto vero, nel bene, perché i risultati erano positivi e perciò non c'era mai stato il confronto su quando le cose andavano male. La curva si è sempre schierata alle mie spalle e mi ha sempre dato una forza incredibile. Si è sentito mai tradito, Mondonico? Se vuole rispondere, per l'amor di Dio. Tradito, se il tradimento è una parola importante. Sì, forse è una parola un po' pesante, no, sì, diciamo non che, è anche appropriata forse. Sai, parlare di mali deluso, sì, però parlare di delusione nel calcio dove, dove il risultato conta, conta su tutto, no. Diciamo che da parte mia mi sono sempre stato molto tranquillo con la mia coscienza. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto con tutto me stesso. Tante volte mi è andate bene, alcune volte mi è andata male. So che il calcio ha le sue regole, faccio fatica a capirle, perciò a rispettarle, però so che sono quelle regole e il più delle volte con molta fatica cerco di rispettarle. Non ho mai più tentato di ritornare nella sua... Io la chiamo ormai seconda città, perché ormai Torino è diventata un po' una piccola parte del cuore di Mondonico. Tu sai meglio di me che non dipende da me. Dipendesse da un allenatore, certo. Scegliersi la squadra. Stai tranquillo che sicuramente Torino, in questo caso, il Toro avrebbe un posto importante. Però dipende, dipende dagli altri. Da ed è cose. Giusto che gli altri, oltre alle qualità, percepiscono gli umori, perché spesso e volentieri sono gli umori che fanno fare delle scelte, non altre cose. Per concludere, giornalisticamente, le faccio diventare adesso giornalista per un po' di secondi. Io faccio, ho fatto l'opinionista prima di questa avventura. Anzi, adesso mi daranno la tessera anche di giornalista. Allora, collega, così, sì. Collega, stringiamoci la mano. Cos'è il Toro, Mondonico? Il Toro è un'idea. Un'idea fuori dalle norme, fuori dalle regole, fuori dal gruppo, fuori dal gregge. E come tale nessuno mai la potrà far morire. È importante che, essendo un'idea, venga da tutti affrontata come tale e perciò non venga coinvolta oppure non venga confusa con tutto il resto. Perché se il Toro finisse di essere un'idea, diventerebbe una cosa normale e perciò non sarebbe più così, non dico amata, rispettata da tutti quanti. Un abbraccio. Ciao, Mondonico.